Ok, aperta la giunta, siamo online, buongiorno a tutti. Una pratica urgentissima, fuori sacco del Presidente, Corte Costituzionale, ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri per dichiarazione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 29 del 2018, Costituzione in giudizio. Questa è la parte che abbiamo approvato e quello che abbiamo ottenuto in una serie di provvedimenti di legge su cui il Governo aveva assistito questione di costituzionalità, per alcuni siamo andati in modifica in consiglio nell'omnibus che ha modificato il collegato, per altri sostenendo le nostre giuste ragioni andremo in giudizio, e quindi questa è la pratica conseguente a quello che abbiamo fatto nelle ultime due settimane. Allora, le pratiche in sacco del vicepresidente che ha delegato il presidente, allora dalla numero 1 alla numero 4 si tratta di recepimento o di accordi o di intesa. Allora, la 1 è l'intesa tra governo per le scienze oniche, l'altra riguarda invece un recepimento, accordo Stato-Regione, schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche e private, di servizi trasfusionali. La numero 3 è il recepimento di documenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, è un manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM. E la 4 invece riguarda il recepimento dell'accordo Stato-Regioni su un documento che riguarda il protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi solidi. Sempre del vicepresidente, il numero 5 modifica l'articolo 9 della DGR 1646-2013 e approvazione contratto tipo tra aziende, enti di servizio sanitario regionale, strutture private autorizzate per la messa a disposizione di servizi e spazi per l'attività libera professione intramuraria. Numero 6, sempre continuiamo con le pratiche del vicepresidente, convenzione con la Regione Piemonte per l'accompagnamento delle coppie libere in carico alla RAI verso la chiusura delle procedure adottive e adempimento dei relativi obblighi post adozione, impegno di euro 20.864,40. Pratica è dell'assessore Berrino. Numero 7, legge regionale 32 del 2014, autorizzazione per l'installazione di nuove tipologie di allestimenti in strutture ricettive all'aria aperta. Sempre dell'assessore Berrino, una relazione al Consiglio regionale, la numero 8, relazione ai sensi della legge regionale 6 del 2012 sull'attività svolta da Regione Liguria nell'anno 2018 in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Le pratiche dell'assessore Cavo, numero 9, approvazione schema di convenzione con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, organo del Ministero per i beni e le attività culturali per attività di collaborazione finalizzate allo sviluppo dei servizi bibliotecari. Numero 10, accreditamento strutture formative, macrotipologia e organismi formativi, modifica compagine societaria e denominazione organismo formativo Consorzio Lavagna e Sviluppo in Accademia del Turismo. Un cambio di denominazione che però cambia anche un po' la struttura dell'ente in quanto ha avuto le aziende all'interno, per cui una buona evoluzione per il corso di formazione in campo turismo. A firma congiunta la numero 11, assessore Cavo e Berrino, il sistema regionale delle professioni, aggiornamento, integrazione e modifica del repertorio regionale delle professioni. Inseriamo nel repertorio regionale delle professioni delle figure nuove che sono nate evidentemente dalle esigenze del territorio. Le trovate in via libera. Mi preme sottolineare una perché ho avuto un'occhio incredibile quando già hanno annunciato questa procedura che oggi portiamo al termine in un convegno, che viene denominata accompagnatore di turismo marino. In realtà poi al lato pratico sarà il cosiddetto accompagnatore per la vista. Osservatore delle parete. Sì. Bello. Molto bello. Lo portiamo in giunta oggi, è finita tutta la trattiva, per cui da oggi nel repertorio regionale delle professioni questo vuol dire che nei prossimi bandi anche della formazione professionale potranno essere presentati per il genere. Di fare il presidente, voglio fare l'osservatore. Sì, ci vai sull'imbarcazione certificata perché certifichiamo anche l'imbarcazione. Che è l'altra parte bella di questa vicenda. L'ho sentito con Cima, la Fondazione Cima. Quindi ti diamo la barchetta anche. E la Fondazione Cima da come ha contribuito all'elaborazione della figura. Ovviamente è richiesta la madre.
La pratica della di biologia marina, però qualche cosa quale non hanno riscaldato. La pratica dell'assessore Gian Setrone, la numero 12, approvazione del piano regionale delle ispezioni triennio 2019-2021 predisposto da APA, ai sensi del decreto legislativo 105 del 2015, connesso con sostanze pericolose. Le pratiche dell'assessore Mai, numero 13, convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria per lo svolgimento di attività di comune interesse nei settori dello sviluppo rurale, affari marittimi e della pesca, approvazione piano delle attività, impegno di euro 80.000. Va bene. Numero 14, a firma congiunta con l'assessore Berrino, istituzione del nucleo regionale di vigilanza faunistico ambientale. Sì, come sapete da tempo abbiamo questi agenti, oggi realizziamo questo nucleo che si occupa oltre che di controllo faunistico e vigilanza venatoria anche di antincendio boschivo, protezione civile, insomma tutte le attività che saranno necessarie, compresa la vigilanza in materia ambientale. 15, deliberazione 1099 del 2018, attribuzione di due incarichi di collaborazione nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica del PSR, riesaminazione spese. Sempre dell'assessore Mai, la numero 16, è l'intesa con l'ente parco dell'Aveto per la soppressione delle aree contigue al parco naturale regionale dell'Aveto, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 12 del 95. Pratiche dell'assessore Scaiola, 17, comune di Andorra, variante al PUC relativa a modifiche cartografiche e normative, contestuale verifica di assoggettabilità a bassa esclusione. Sì, sì, una cosa molto tecnica, va bene. 18, comune di Arcola, approvazione di variante al piano regolatore generale per la modifica dell'articolo 34 della disciplina di livello puntuale del piano territoriale. Sì, va bene. Numero 19, sempre dell'assessore Scaiola, provincia di Savona, modifica della terza carta ittica, verifica di assoggettabilità a VAS, articolo 13, legge regionale 32 del 2012 e successive modifiche. Qui ci esprimiamo dicendo che non vi è la necessità di assoggettamento a VAS, grazie. Numero 21 è una pratica dell'assessore Mai, è una richiesta di parere alla commissione competente sulla bozza di regolamento della giunta e il regolamento riguarda l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di controllo faunistico e di vigilanza venatoria, faunistica ambientale e sull'esercizio della pesca, ai sensi dell'articolo 10,ter della legge regionale 34 del 2016. Sì, questa proposta di regolamento risponde all'esigenza di fornire una definita e articolata base giuridica alle attività di presidio del territorio e controllo faunistico del personale. Le pratiche fuori sacco. Allora, del presidente, concessione contributa ai sensi dell'articolo 3,21 della legge regionale 21 del 1986 all'ambasciata di Svizzera in Italia per l'importo di euro 50.000. Sempre del presidente, a seguire anche le altre, modalità di concessione ed utilizzo del contributo a favore di ARPAL, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 41 del 2013, euro 50.000 per l'anno 2019. Approvazione convenzione con l'Università di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche DISPO, per il cofinanziamento al 50% di un assegno di ricerca annuale sul tema dell'autonomia differenziata, impegno di euro 12.000. A firma congiunta, Presidente e Assessore Benvenuti, modalità attuative dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2018, in sede dell'articolo 9 della legge regionale 30 del 2017, proroga termine, presentazione istanze. Sì, le pratiche. Semplicemente per dare un pochino più di tempo, perché purtroppo vediamo che non c'è tantissima informazione anche tramite le associazioni, quindi cercando di spingere e di offrire questa finestra di opportunità. Faccio una simile. Le pratiche del vicepresidente, programma investimenti in sanità, AVL1, ex articolo 20, legge 67 dell'88, accordo di programma sottoscritto in data 11 maggio 2017, quarto aggiornamento.
avvio di sperimentazione, modello, residenza aperta. PON Governance 2014-2020, approvazione progetto pilota Liguria, ufficio di prossimità, accordo con il Ministero della Giustizia e approvazione avviso di manifestazione di interesse, affidamento project management ad Avisa. Iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, ex articolo 42 sexies della legge regionale 41 del 2006, modifica la deliberazione 1385 del 2014, termini e modalità per l'iscrizione. La pratica dell'assessore benvenuti. Forza S Liguria 2014-2020 S4 azione 411, approvazione del nuovo schema di convenzione tra Regione Liguria e Comando Legione Carabinieri per l'attuazione dell'operazione di efficientamento energetico della caserma Vittorio Veneto in Genova. Modifica tecnica di una cosa che non ero occupato il generale Carla precedentemente. Pratica dell'assessore Berrino, Forza S 2014-2020, azione 463, approvazione costi totali, assegnazione di contributi e impegno risorse per euro 50.000 a AMT e Comune di Genova. Pratiche dell'assessore Scaiola, ulteriore modifica termini per l'ultimazione dei lavori fissati nella deliberazione 1065 del 2017 di assegnazione, ai sensi della legge regionale 41 del 2013, del contributo ai comuni costieri per interventi afferenti la costa anno 2017, già prorogati. Sì, noi avevamo i fondi dell'anno 2017, erano spendibili, sono i fondi che diamo ai comuni per le spiagge libere, per la messa in sicurezza, polizia, accessibilità ai portatori di handicap. Avevamo già fatto una proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, però alcuni, visto che c'erano altre mareggiate, altri danni, hanno chiesto un'ulteriore possibilità di spesa che si vanno a sommare comunque ai fondi dell'anno successivo che hanno già preso, quindi proroghiamo al 15 giugno 2019, anche perché poi inizierà la stagione estiva, prolunghiamo il termine massimo per poter utilizzare questi fondi. Sempre dell'assessore Scaiola, comune di Borgo Verezzi, piano urbanistico comunale, pareri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, legge regionale 36 del 97. Va bene. Poi sarà la giunta riservata. Bene, allora chiudiamo. E allora prima c'è una comunicazione del Presidente, ecco, la facciamo in giunta web, una comunicazione, indirizzi di gestione del debito regionale, sentito l'articolo 45 del decreto-legge. Programma con cui stiamo cercando ovviamente di ritirare obbligazioni, bond, tutto quello che abbiamo sul mercato emesso negli anni passati, quando il costo del nostro interesse era più elevato, per riqualificarli con un debito ovviamente meno oneroso, visto che il tasso di perdurante calo dei tassi di interesse ci consente un significativo risparmio che poi può essere utilizzato in spesa corrente, visto che costo di interessi. Mi auguro che ci riusciamo a farlo, già sui derivati è stato fatto un lavoro negli anni passati importante e continuiamo a farlo.